Andiamo a vedere i cosplayer di Rimini Comics. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, ciao cari. Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video. Oh, che bello ragazzi. Ci siamo mancati molto da questi video un po' così sui cosplayer. Perché ragazzi è finito da poco il Rimini Comics e quindi andiamo a vedere, a reactionare, a commentare qua sotto nel video alcuni cosplayer che ci sono apparsi nelle nostre bacheche Instagram, Facebook, diciamo un po' così. Ho preso giusto alcune foto che mi sono trovato così davanti, ho detto ma questo è buono, facciamoci il video. Quindi ragazzi andiamo subito a vedere questi cosplayer che ci stavano a Rimini Comics. Quindi andiamo subito a vedere, ovviamente ragazzi, non prima che, come al solito, già lo sapete, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fate tutte le cose che dovete fare sempre. Dai, andiamo a vedere i primi cosplayer che ci sono apparsi. E ovviamente ragazzi, cosa importante, scrivete qua sotto nei commenti, tra questi cosplayer che andiamo a vedere, qual è il vostro preferito. Scrivete nei commenti qua sotto qual è il vostro cosplayer preferito che andremo a vedere. E ovviamente se ci sei tu, se ci sei nelle foto di questi cosplayer, scrivilo nei commenti e dimmi se cosa ne pensi degli altri, ok? Quindi andiamo subito a vedere questi cosplayer. Iniziamo ragazzi subitissimo con questo cosplayer di Barbie e doppio Ken, Barbie e doppio Ken, diciamo il Ken, quello che sta davanti, è il nostro carissimo Patrizio. Ciao, lo conosco, è un grandissimo cosplayer, tanta stima per questo Ken che a tratti inquietante, dobbiamo dirlo, è un po' inquietante, dai, è un po' da molto Ken, molto inquietante. Scrivete qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questi Ken, però mi pare che a Barbie gli piace questo nostro Ken, così un po' versione beach, versione mare. Andiamo avanti con questi due Zoro, i Zoro ciecati, ci mancavano gli Zoro ciecati e loro con le loro katane, manca i capelli verdi, devo dire che manca i capelli verdi, però tutto il resto ci sta, mi piace. Scrivete qua sotto cosa ne pensate anche di questi due Zoro. Questo non conosco il personaggio, però credo sia di Chainsaw Man. La riconosco dall'orsacchiotto che ci ha appeso là, diciamo. Credo sia di Chainsaw Man e va bene così. Non so chi tu sia, ma cosplay mi piace molto, diciamo. Scrivete nei commenti qua sotto se anche voi fareste un cosplayer del genere, lattici coso, mi piace. Poi questo invece, sto gruppone degli dei dell'Olimpo, credo siano dell'Olimpo, non lo so. Però va bene, mi piace, ci piace. E non so, riconosco un Ade, un Zeus, credo sia Zeus quello con la tunica blu, Apollo, quello al cenno, quello lo spartano di Sparta di 300. Vabbè, se li riconoscete ragazzi voi questi dei dell'Olimpo, scrivetelo qua sotto nei commenti se li riconoscete. Andiamo avanti invece. Mi piace. Se il fucile fosse stato spostato di qualche centimetro un po' più così di lato, cioè quella cosa là, cos'è, un lampione credo, però se la vedete così pare proprio tipo fumo nero che esce, non so, cioè, vedo cose, vedo
scrivete nei commenti cosa ne pensate di questa cosplayer. E se tu ci stai guardando, scrivi nei commenti. Scrivi, andiamo avanti. Andiamo avanti con la nostra Sunita. Sunita, ragazzi, Sunita è top, ragazzi. Sunita è una delle top cosplayer. Dobbiamo dircelo. Sunita è una delle top cosplayer. Obiettivamente, tanta roba. I suoi cosplay, diciamo, sono molto molto ben fatti. Quindi scrivete qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questo cosplay di Sunita. Sunita, ho sempre avuto il dubbio, Sunita o Tsunita? Non lo so. Se ci stai guardando, diccelo, insomma, farci capire. Andiamo avanti con quest'altra bella coppia di Chainsaw Man, raga. Chainsaw Man, l'uomo motosega, lo che se ti fai troppe diventi l'uomo motosega. E quindi lei invece sta soffrendo il caldo, lo vedo dalla faccia che lei sta a dire: ma chi mi ha fatto fare venire a Rimini Comics tutta la tunica nera? Ma chi me l'ha fatto? Io proprio lei si legge nella faccia, lui pure coi pantaloni lunghi. Raga io non so voi altri maschi coi pantaloni lunghi come cazzo fate. Non lo so, io proprio, proprio il caldo, non so, più mi svesto e meglio è. Quei pantaloni lunghi, non so, come fate, facciatecelo sapere. E invece loro, madonna, io c'ho solo caldo a guardarli, sì, c'ho solo caldo a guardare. Non so come abbiano fatto a Rimini a stare in sta maniera. Il Capitan America, Iron Man, Miss Marvel, Spider-Man e Vedova Nera. Tutte e cinque, raga, come cazzo avete fatto a sta così? A crepare di caldo a Rimini con sti cosplay tutti imbacuccati. Come cazzo avete fatto? Non lo so, ragazzi, quindi commentiamo 10, commentiamo 100, 1000 per gli Avengers, perché veramente sì. Secondo me se lo meritano. Un bel 1000 a testa, scrivete qua sotto nei commenti 1000 per gli Avengers, perché sì, solo guardandoli crepo di caldo solo a guardarli. Quindi invece, oh, una boccata d'aria fresca, finalmente il nostro Kratos, perché anche Kratos, ragazzi, va al mare. Kratos va al mare con un'ascia gommosa così del mare. È giusto che sia così. Kratos va al mare con l'ascia del mare, giusto? Mi piace, ragazzi. Scrivete nei commenti anche 100.000 per Kratos marino. Loro invece l'altra coppia di Barbie. Secondo me a Rimini c'era un'invasione di Barbie e Ken. Non ci sono stato, ma secondo me ho visto parecchie foto riguardanti Barbie e Ken. Ne ho viste parecchie. Quindi secondo me c'è stata un'invasione di Barbie e Ken. Se ci sei stato tu a Rimini Comics, scrivi qua sotto perché c'è stata questa invasione di Barbie e Ken, molto probabilmente. Quindi voi votate qua sotto cosa ne pensate di questi cosplay di Barbie e Ken. Grandi. Perché? Solo una domanda. Perché no? Però perché con sulle spalle? Non lo so, non conosco il personaggio, ma mi piace solo per il fatto che sia piena di ali, e quindi va bene così. Quindi va, per me va bene così. E voi invece cosa ne pensate di sto cosplay? Commentate qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Tutta un cosplay molto aloso, se può dire. Oh, questi invece tutto. Andiamo con il grande Mortal Kombat. Credo sia la versione femminile di non mi vengono i nomi. Scrivetelo qua sotto nei commenti. Non mi vengono i nomi. Come si chiamano? Frost? No, non credo.
Non credo sia Frost, non credo sia Frost. Però Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero e Scorpion. Ci ho azzeccato, sì, ci ho azzeccato. Sub-Zero e Scorpion, la versione femminile. La versione femminile, sì, femminile. Ci piace, ci piace, ci piace. E invece è un Genshin Impact? Non lo so, ragazzi, non lo so. Fatemelo sapere scrivendolo nei commenti. Va bene, va bene. Andiamo. Questa è un'altra. Questa è un'altra. Ok, foto top. Foto top. Cosplay top. Cosplay top. Ma che se un'altra. Ma cazzo, va con sto caldo. Secondo me, secondo io c'è una teoria. Secondo me, sti cosplay imbacuccati, se sono fatti giusto un'oretta, fatte foto, fatte cose e poi se sono cambiati. Perché non mi spiego altrimenti come possa essere possibile. Con la pelosa però tutta imbacuccata così. Io c'ho sta teoria, raga, smentitemi se non è così, che se magari si vestono per un'oretta giusto per fare qualche foto figa, qualche set, e poi se vanno a buttare male, se cambiano cosplay. Perché io mi spiego questo, raga, scrivete nei commenti se anche voi la pensate così. E questo invece è una cosplay, un cosplay di, non lo so, credo Genshin Impact, non lo so. Se mi sbaglio scrivetelo, fatemelo sapere se mi sbaglio, però mi piace come cosplay, mi piace. Invece lui è quello lui è quello di Naruto, non mi ricordo il nome. Va bene così, però stima, ti sono vicino, fratello, ti sono vicino, perché si vede già che stai grondando di sudore, si vede, e quindi commentiamo qua sotto, ti siamo vicini a te, che stai sudando con sti capelli esagerati e tutto imbacuccato, però almeno sulle braccia c'hai retine. Però commentiamo qua sotto, ti stimo a te che sei tutto imbacuccato e stai sudando, zib. Tanta roba, bravo. Invece lui è sempre quello, perché non mi ricordo i nomi. Quel di One Piece, sì, della la ciurma del pagliaccio, credo, va bene. Tanta roba, lui mi piace, perché lui è un cosplay leggero con l'ascia gigante e fatta tanta roba, bravo. Lui invece è Joker e non mi ricordo il nome, sì. Red Coso, non mi ricordo. Scrivete qua sotto nei commenti per il Red Coso quanto stai sudando, sì, ma quanto stai sudando. Sempre il Red Coso con Rey Mysterio e Undertaker. Solo una parola per Undertaker. Perché? Non ti so, fa caldo a Rimini, fa caldo, come cazzo fate, zi? Ti sono vicino. No, questa invece è tanta roba, ragazzi, tanta roba per il gruppo di Dragon Ball. Quest'anno non ho potuto fare parte del gruppo di Dragon Ball, però ragazzi, tanta roba il gruppo di Dragon Ball, mamma mia, over 9000, scrivete qua sotto nei commenti, over 9000, scrivetelo a caratteri cubitali, over 9000, bravi, sono proprio, e mi metto euforia a sto gruppo, bravi. E invece gli sta chiedendo la mano, o gli sta facendo il leccamano, il baciamano, non lo so, se ci stai guardando facciatecelo sapere, se ci stai provando, vabbè, ma Sanji ci prova sempre, è un provolone. Loro invece... c'è qual quadra che non cosa, loro invece sono fantastici, non ho altre parole. Scrivete qua sotto voi nei commenti quanto sono fantastici, scrivetelo nei commenti qua sotto.
loro invece anche ragazzi, anche loro sono tipo anni 80-90, non mi ricordo, va bene così, però ci piace ragazzi, ci piace. E quel loro anche sono il gruppo delle VIP ragazzi, perché stanno nella piscina, stare le vippone, le vippone ragazzi, brave. Ci piacete, non so quali personaggi siano perché sono ignorantone così, però ci piacete nella piscina e tanto stile ragazzi, tanto stile. Loro invece sono sempre il gruppo che abbiamo visto poco fa di Dragon Ball, alcuni del gruppo di Dragon Ball con Gohan, Future Trunks, Goku Ultra Istinto e il genio delle tartarughe di mare. Bravi, mi piace molto. E quindi ragazzi concludiamo con loro, con questi ragazzi di Dragon Ball, e quindi scrivete qua sotto nei commenti quale cosplay vi è piaciuto di più. Quindi scrivete qua sotto nei commenti quale di questi cosplay che abbiamo visto vi è piaciuto di più. Noi invece ragazzi ci vediamo al prossimo video, non so quale video ci sarà, ma ci sarà sicuramente un altro video. Invece ci vediamo al prossimo video, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, ciao cari!